Ciao, buonasera a tutti, sono Enrico J. Per favore mi date un veloce feedback se mi sentite, se mi sentite bene. Ciao Gilberto, mi senti, mi sentite bene? Buonasera, sì, Lorelai, ok, sì, perfetto, direi che quindi mi sentite. Adesso perderò, buonasera, si sente bene? Ok, perfetto. Innanzitutto vi ringrazio e chiedo scusa perché lunedì scorso c'è stato un problema oggettivo, ossia avevamo un altro webinar di un collega, presumo spagnolo, che iniziava allo stesso orario. La password per noi relatori era unica e questo collega, visto ore 19, ha cliccato sul nostro webinar, per cui noi vedevamo ciò che lui diceva, che sicuramente era interessante, ma io ho difficoltà con lo spagnolo, quindi non l'abbiamo seguito. FX Pro ha risolto dando lei la connessione univoca a noi, per cui non sono io che apro fisicamente il webinar d'ora in poi, ma sarà sempre FX Pro, quindi non dovremmo più avere problemi del genere. E FX Pro è stata, insomma, cortese, tra virgolette, essendo stato un errore umano, da volerlo riprogrammare così infrasettimanale per recuperare, ma è un'eccezione. I webinar comunque saranno sempre di lunedì e sempre alle 19, per cui già lunedì prossimo ne avremo un altro, per cui ancora grazie. Molto brevemente, una piccolissima panoramica sempre su FX Pro che ci ospita, broker internazionale di primaria importanza, regolamentato come vedete sia nel Regno Unito che in Europa, ottimi gli spread che offre. Se avete curiosità potete aprire un conto demo. Peraltro FX Pro utilizza varie piattaforme, la MT4, la MT5, anche una piattaforma che si chiama CAlgoTrader, con la quale si può andare a testare dei vostri algoritmi per chi vuol provare a fare trading automatico con gli Expert Advisor. Tra i vari servizi, ovviamente, nel sito abbiamo il calendario economico, i vari webinar a cui ci si può iscrivere. È possibile tradare appunto con più di una piattaforma e è possibile tradare le valute, futures, gli indici, azioni, metalli energetici, quindi si intende oro, argento, platino, palladio, energetici, quindi andiamo sul crude e così via. FX Pro è broker che è stato pluripremiato per una serie di, tra virgolette, record, ossia il numero di operazioni che vengono svolte, la velocità di esecuzione e così via. Per cui sicuramente nel sito c'è già la possibilità di avere a 360 gradi tutto quello che serve per fare trading. Assistenza anche in lingua italiana, sono veloci, per cui non ci sarà problema per chi volesse provare a fare trading e avvicinarsi con FX Pro. Ecco, qui vedete i vari riconoscimenti di cui FX Pro ha beneficiato. E ecco, okay, qui c'è un po' di pubblicità. I vari CFD con i quali si può tradare e non ci sono commissioni ovviamente su MT4 e MT5. E qui ecco, dice FX Pro numero uno al mondo sulla base di oltre 50 premi internazionali e britannici. FX Pro è presente da più di 11 anni sul mercato, per cui sicuramente si ha sempre un po' di timore quando si parla di qualche broker che non si conosce. FX Pro si conosce da tantissimo tempo. Mi confermate ancora, prima che passiamo in piattaforma, che mi sentite bene? Per favore, non riscrivete. Perfetto, ok, mi date
Conferma, buonasera anche ai nuovi che stanno arrivando, anche a Giovanni, buonasera. Danilo, eccoci, grazie, ancora Gilberto, Antonio, Cagli, ok. Allora, brevemente, quello che volevo vedere con voi è un accenno, un approccio al trading di posizione. Per trading di posizione si intende quella operatività con la quale si sta a mercato più tempo del solito, ossia da alcuni giorni sino anche a qualche mese. Questa è un'operatività che spesso chi si avvicina al trading non considera. Perché? Perché c'è la bellezza, il sogno, diciamo, tra virgolette, di andare a fare tante operazioni per guadagnare prima e più spesso, ossia anche il sottoscritto all'inizio c'è, tra virgolette, caduto. Perché io dico, se io faccio un'operazione profittevole, guadagno X, se ne faccio 100, guadagno X più Y più Z. E quindi chiaramente dico, siccome l'analisi tecnica vale su tutti i time frame, perché devo fare un trading a settimana quando ne posso fare 15 al giorno? E quindi solitamente si cade nel tranello per chi inizia, ripeto, è capitato anche a me, di andare a fare intraday se non addirittura scalping. E chiaramente quello è un tipo di trading che si può fare e c'è chi lo sa fare, ma è un tipo di trading che è sicuramente più difficile perché presuppone innanzitutto che voi non facciate un altro lavoro, ma che chiaramente facciate solamente trading, che abbiate una conoscenza eccezionale delle candele e dei grafici in generale, e che soprattutto abbiate una fermezza e un controllo di nervi al di fuori del comune. Queste sono delle caratteristiche che si possono riscontrare in talune persone, ma effettivamente coloro che fanno intraday o scalping profittevole sono rari da trovare. Ma per profittevole poi intendo che non si faccia scalping profittevole per un mese, ma che se lo faccia, scusate, faccio per un periodo indefinito, ossia io faccio trading in questa maniera, quindi io tutti i giorni riuscirò a fare 20 operazioni in questa maniera, il che è effettivamente possibile, ma credetemi, è difficilissimo. Personalmente io che, come sapete, sono al PC praticamente, salvo qualche impegno o qualche cosa che possiamo avere tutti, ma sono al PC sempre, non faccio intraday. Se lo faccio può essere una cosa rarissima, occasionale, eppure ne avrei fisicamente come tempo la possibilità, ma mi rendo conto che è più snervante, più difficile rispetto al trading di posizione. Soprattutto chi si avvicina al trading 9 volte su 10 svolge un'attività primaria che non è quella del trading, per cui diventa ancora più difficile poi arrivare alle 17 o alle 18 quando si torna dal lavoro e mettersi a fare scalping. Sì, può essere divertente perché uno dice: oh, guarda, sono stato bravo, oggi ho fatto 100 euro, che è quello che ho guadagnato nelle 8 ore in cui sono stato in ufficio. Ma non è quella la metodologia giusta per chi, soprattutto per chi svolge trading come seconda attività. Ossia, è più importante cogliere senza dubbio quello che è un movimento primario e avere il tempo necessario per riconoscerlo. Per cui chi svolge un'attività che non è trading normalmente può lavorare su grafici con time frame più alti, daily, soprattutto weekly, e quindi ha tutto il tempo a candela chiusa della settimana, tra venerdì sera e domenica sera, di andare a vedere il mercato come si sta comportando. Adesso passiamo alla piattaforma. Quello che vedete qui è un grafico a candele giapponesi di euro-dollaro in versione daily. Quello che possiamo subito vedere, un secondo che mi sposto io una cosa, ok, quello che possiamo subito vedere questo è attuale, ossia qui a destra abbiamo le quotazioni odierne. Quello che possiamo subito vedere è che siamo chiaramente in presenza di un trend rialzista che è partito
da gennaio del 2017 e tuttora, pur con i suoi pullback e ritracciamenti, è in atto. Dato per buono questo trend rialzista, cosa possiamo andare a vedere? Possiamo andare a vedere che abbiamo avuto, dopo questa salita che parte da gennaio e termina ad agosto, abbiamo avuto un fisiologico e normalissimo periodo di ritracciamento. Adesso lo voglio evidenziare, in una maniera abbastanza chiara. Ok, abbiamo avuto questo ritracciamento con questo canale ribassista. Cosa accade? Accade poi che abbiamo l'uscita dal canale con questa serie di candele che rompono al rialzo qui il canale. Allora, queste sono candele daily, quindi io già qui alla rottura del canale avrei il tempo di entrare, perché se poi noi andiamo a vedere ancora più da vicino la rottura del canale come avviene, abbiamo la più classica delle rotture con candela rialzista e poi il classico retest. E questo è un retest che, come vedete, avviene con una e due candele. Quindi avremmo avuto 2 giorni durante i quali avremmo sicuramente trovato qualche minuto per andare a vedere che abbiamo avuto un canale ribassista, una rottura e un retest, il tutto nell'ottica di un trend primario rialzista. Quindi avremmo avuto il tempo di entrare al rialzo tranquillamente. Quello che io dico sempre, quando si trova un'operazione sul daily, per verificare che sia non contro trend, ma che sia fattibile anche come analisi tecnica con i cicli superiori, è opportuno andare a verificare anche il ciclo superiore e quindi passare a un time frame superiore. In questo caso il time frame superiore di euro-dollaro daily sarà euro-dollaro weekly. Notate, finora non abbiamo parlato, come io abbia inserito questa linea rossa che adesso vado a mettere più grande, questa linea supportiva sulla quale noi non abbiamo lavorato, abbiamo utilizzato solamente il canale ribassista. Questa linea supportiva, come vedete, probabilmente se non lo vedete ve lo dico io, ma comunque è a 1,1589, diciamo 1,16, a un livello di 1,16, ok? Questo livello di 1,16, quando io vado a verificare sul time frame superiore, quindi sul weekly, che sto lavorando non contro trend e che voglio vedere la conferma, quando io passerò al weekly, cos'è che vado a notare passando al weekly? Che questa linea rossa, che è sempre, ecco qui, 1,1575, quindi allo stesso livello, questa linea rossa mi corrisponde sul weekly a un livello di supporto importantissimo, perché qui è stato supporto e qui eravamo chiaramente alla base del canale, quindi questo è quello che abbiamo sul time frame daily. Ma sul time frame weekly io ho un'ulteriore conferma. Perché ho un'ulteriore conferma? Perché questa linea rossa mi fa da supporto importantissimo, perché è stata prima ancora vista come resistenza per ben 2 volte. Per cui cosa succede? Che io sono in un trend rialzista. Ho un pullback su questo livello e quindi la rottura che poi avviene con questa candela settimanale, che è proprio questa che taglia precisamente il canale ribassista,
mi dà tutte le conferme del caso. Trend rialzista, canale ribassista per il ritraccio, rottura e sono sopra a questo livello di supporto statico. Cosa vuol dire questo? Che alla chiusura di questa candela, e quindi il venerdì sera, io ho il tempo, venerdì sera, sabato, tutta la domenica, per vedere questa situazione, quindi la rottura del canale, e per dire ok, io voglio inserire un ordine pendente, perché chiaramente lunedì mattina vado in ufficio, un ordine pendente long che quando mi va a retestare questa trend line, che è la parte superiore del canale, mi apra il long. Questo significa operare senza impazzire in intraday a favore di trend con tutto il tempo per andare a studiarci il grafico. E abbiamo preso euro-dollaro, quindi la coppia regina fra quelle tradate. Per cui quello che è il mio consiglio, soprattutto per chi inizia e per chi, come è normale, non ha il tempo di impazzire dietro al grafico, guardare il time frame daily e poi il weekly per vedere che come analisi tecnica ci siamo, è sicuramente l'operatività migliore per entrare a mercato senza impazzire. Ovviamente va detto che essendo weekly, se io entro con un ordine pendente long qui, per ordine pendente long si intende un buy limit, chi non conosce, lo dico prima, esattamente i tipi di ordini pendenti che sono buy limit, buy stop, sell limit e sell stop. Io ho scritto un brevissimo PDF dove li spiego con dei grafici. Quindi chi non avesse chiara la classificazione degli ordini pendenti mi scrive cortesemente un'email. E io gli invio con tutto il cuore questo brevissimo PDF, per cui ecco, insomma, approfittatene tra virgolette, perché è una stupidaggine di cosa che ho fatto, molto semplice, però ecco, tante volte a me capita di leggere che qualcuno non conosca esattamente la dicitura, il significato degli ordini pendenti. L'email è questa, per cui chi non lo sa me lo scrive e glielo invio senza nessun problema. Avete domande? Mi sentite ancora bene? Io ogni tanto lo chiedo perché vorrei evitare figuracce. Me lo confermate, per favore, ancora, se mi scrivete che si sente bene. Tutto ok, Giovanni, grazie. Più veloce di tutti, Giovanni. Perfetto. Ok, sì, grazie Antonio, grazie Riccardo. Quindi, comunque lo dico molto brevemente, se io voglio entrare long con il prezzo che scende sul supporto è un buy limit. Se io invece fossi stato su questa candela e avessi detto voglio entrare long quando il prezzo rompe questa trend line, era un ordine buy stop. Quindi io con un buy stop entro qui sulla forza. Con un buy limit invece, dopo questa candela, io entro qui sulla debolezza, sul supporto. Quindi il buy stop si entra sopra al canale, il buy limit si entra dopo che è stato rotto il canale quando lo retesta. E situazione inversa per il sell stop che si entra sulla rottura di un supporto e per il sell limit che si entra sempre short invece quando il supporto viene retestato, la resistenza, scusate, viene retestata da sotto. Comunque mi mandate l'email e vi invio questo brevissimo PDF. Chiaramente dicevo, essendo candele weekly, se io entro long qui al retest, voglio poi per esempio andare a mettere uno stop sotto il canale o per sicurezza sotto questa candela, quindi vado a mettere uno stop loss a questo livello, dovrò tener conto che essendo un grafico weekly, sul daily il mio stop come pips potrebbe risultare abbastanza largo e quindi andare a scegliere una size di conseguenza. Questa è la cosa più importante. Sulla home page di FX Pro c'è anche la
il link calculators, dove vi dà in base al target, allo stop che inserite prima di fare l'operazione, li scrivete a questo link calculators e vi dà il guadagno e la perdita. Brevissimissimamente, siccome sabato abbiamo avuto il meeting a Milano, ho visto che talune persone non hanno chiarissima sulla MetaTrader 4 e anche la 5, questa è la MT5 di FX Pro, esattamente come si vada a calcolare quanto vale un lotto, un mini lotto, un mega lotto, ciò che investiamo. Qui ve lo dico in 5 secondi. Se per esempio qui prendiamo Gold, andiamo con il mouse sopra alla Gold, occorre andare con il tasto destro e poi andare a selezionare specificazione. Questo vale per tutte le MT4, MT5. Specificazione ci andrà a dire dimensione del contratto. Cosa vuol dire? Qui c'è scritto 100, perfetto. Quanto vale il gold? 1338 dollari. Quindi, in pratica, se io vado a investire un lotto in gold, dovrò fare 1338 per 100, perché un contratto ne conteggia 100. Quindi, se moltiplichiamo 1338 per 100, avremo 138.000 dollari investiti. Se io dico: beh, per me è troppo investire 138.000 dollari, vuol dire che io dovrò fare 138.000 dollari, che è appunto il valore di un lotto, e ridividerlo per 100, perché un micro lotto è 0,01, cioè un lotto diviso 100. E quindi torna ad essere 138.380 diviso 100, torna ad essere questo, 1.338. Quindi io con un micro lotto, cioè 0,01, quindi con 0,01 io avrò un micro lotto, e quindi dovrò, quando voglio investire o vedere quanto vale un micro lotto, semplicemente vado sul sottostante che mi interessa. In questo caso proviamo con Silver, tasto destro, specificazione, e mi dice 5.000. Ok, quindi dovrò andare a fare un conteggio come prima, per cui un lotto è 5.000, se voglio fare il micro lotto diviso 100 sono 50 volte questo, e questo ogni volta. Facciamo un altro esempio su un indice, andiamo sullo stocks, tasto destro, specificazione, e mi dice che il contratto vale 1. Cosa vuol dire 1? Che un lotto di Eurostoxx sono 3.442 euro. Se per me è troppo, vuol dire che io voglio investire un microlotto, cioè questo qui, per cui dovrò fare 3.442 diviso 100, cioè questi due zeri, e per cui un microlotto saranno 34 euro. Ok? Per cui voi andrete al mercato con 34 euro facendo un microlotto di euro 50, cioè dell'indice Eurostoxx. Per cui non dovete tenere bene a mente che non è che un microlotto vale sempre la stessa cifra investita. Ogni sottostante ha la sua dimensione. Questo è l'indice finlandese, per esempio. Vediamo che qui sono un microlotto, è sempre un contratto. Però vedete che lo Stoxx vale 3.400 e l'indice finlandese vale in pratica 4.000. Quindi in pratica un lotto di Stoxx sono 3.440 euro, un lotto di Finlandia sono 4.000 euro. Diviso 100 per fare il microlotto vuol dire che un microlotto di Stoxx sono 34 euro, e un microlotto di Finlandia sono 39,98 euro. Quindi fate attenzione. Ok? Adesso, molto brevemente, volevo vedere, perché ho preparato una cosina per chi volesse, e vi invito a farlo seriamente, lavorare anche sul trading di posizione, quindi su questa tipologia, chiaramente con microlotti e posizioni molto piccole, perché si intende tenere aperto il trade a lungo, ma dando
un piccolissimo e molto semplice trading system che si chiama Snapshot, che lavora con, adesso andiamo a cancellare questo, che lavora con, adesso lo andiamo a vedere qui su euro-dollaro sempre weekly, che lavora con semplicemente lo stocastico, qui è tarato a 14,33, e in più io ho aggiunto una media mobile semplice a 25 periodi. Questo snapshot lo ha creato un trader straniero, che non vi nomino perché non vi direbbe niente, e vado a portare questo brevissimo file dove lo accenna e chiunque lo volesse può chiaramente iscrivermi e glielo invio, è semplicemente solamente questa foto. Qui dice una strategia di trading con lo stocastico per un trading di posizione e i grafici, eccoli qua, settimanali, questo è sicuramente importante, lo stocastico, e lui dice quando lo stocastico esce dal territorio di ipervenduto e attraversa il livello 50 al rialzo andare long immediatamente. Ossia, quando ad esempio, lo stocastico esce dall'ipervenduto, come in questo caso. Qui esce dall'ipervenduto, qui va a tagliare il livello di 50, che andiamo semplicemente a selezionare noi, quindi andiamo a tracciarci una riga sopra, ecco, vedete, la spostiamo finché non ci arriva a 50. Quindi quando taglia lo stocastico il livello di 50 con tutti e due i suoi segnali, si entra immediatamente long. Io ho inserito di mio una media a 25 per andare a filtrare alcuni segnali, ossia la mia regola è che quando lo stocastico taglia, se anche il prezzo ha tagliato al rialzo la media, io ho il segnale long. Questo è un grafico weekly, ok? Cosa vuol dire? Che quindi io entrerò long alla chiusura di questa candela qui e mi andrò a posizionare lo stop sotto il minimo della candela. Questo può essere una strategia. Oppure ognuno di voi poi potrà tararla come strategia, ma il segnale di entrata è non discrezionale, è univoco. E lascio correre la posizione. Fino a quando la lascio correre? In teoria io posso scegliere fino a quando lasciarla correre in base alle mie prove che faccio. Posso lasciarla correre finché lo stocastico non mi vada in ipercomprato e poi qui mi taglia al di sotto. Ok? Questa potrebbe essere una prima strategia. Io qui ho segnato con queste linee verdi i segnali che sarebbero andati in gain, ossia cosa vuol dire? Questo è un altro segnale di entrata perché lo stocastico mi taglia dall'ipervenduto, mi scende giù, qui mi taglia, ma in questo punto io non ho il prezzo che ecco qua, vedete, il prezzo è ancora sopra la media 25, quindi non me l'ha tagliata, per cui non entro. E dopo il taglio qui e su questa candela, eccoci qui, io ho il prezzo che ha rotto la media e quindi ho l'entrata ribassista e posso portarla fino a qui quando lo stocastico va in ipervenduto e poi qui rientrando mi taglia il livello di 20, mi esce quindi dall'ipervenduto e quindi io qua posso uscire e essermi preso la parte di profitto. Stesso discorso qui, lo stocastico è in ipercomprato, scende giù, taglia la linea del 50, questa rossa, quindi ho il segnale ribassista e posso entrare. Ovviamente questo è un trading system che, come tutti i trading system, questo sia ben chiaro, non esiste un trading system infallibile, anch'esso può dare degli stop. Questa linea rossa è uno stop, cioè un cosiddetto falso segnale. Perché io qui ho
dall'ipercomprato, lo stocastico scende, taglia 50 qui, in questo punto io sono sotto la media, apro lo short e lo stocastico non mi scende ancora giù fino a qui, il prezzo risale e quindi vado in stop. Ma è chiaro che i miei stop sono sicuramente inferiori come importanza rispetto ai long, senza alcun dubbio. Questo perché? Perché questo sistema è questo trading system è un trading system che lavora a favore di trend. Lavora a favore di trend perché il prezzo ci dà il segnale, grazie a questo filtraggio con la media 25, una media mobile semplice, ci dà il segnale solamente dopo la rottura. Quindi, quando il prezzo oltrepassa la media mobile, già ci dà un segnale che il trend è cambiato. Lo stocastico non solo è uscito dalla zona di ipercomprato in questo caso, ma taglia anche il livello di 50 qui, e quindi io qui su questa candela che qui adesso è coperta, questa Marubozu ribassista che adesso andiamo a vedere, quindi su questa io semplicemente entro short. Eccoci qua, ok? Il trading system ci dice andare long o andare short, chiaramente immediatamente. Quindi con questo trading system non si attende il retest, non si va a mettere ordine pendente. È un trading system che lavora, come vedete qui sui grafici settimanali. Quindi io il venerdì sera mi vado a vedere i miei grafici. Se ho lo stocastico che ha appena tagliato i 50 e il prezzo che ha appena tagliato la media, o long o short, ovviamente tutte e due hanno lo stesso senso, io vado a entrare a mercato. Per cui metterò la domenica sera, non appena aprire il mercato, o il lunedì mattina alle 8, perché qui non ha importanza farlo 5 ore o 7 ore dopo, perché parliamo di trade che, come vedete, possono restare aperti più e più tempo, perché una mia entrata su questa candela qui, per cui a agosto 2008, mi porterebbe a stare al mercato fino a quando non c'è rimbalzo del prezzo qui, fino al 21 settembre, quindi parliamo di un mese e mezzo, per cui non c'è neanche a quel punto l'assillo di entrare troppo tardi e troppo presto, l'ho visto ieri sera, no, c'è un trading system che ti dà un'entrata chiara, te la dà a favore di trend, e quindi secondo me questo stupidissimo, tra virgolette, non si offenderà chi l'ha inventato perché non ci sente, soprattutto perché è arabo e quindi probabilmente non ci capirà bene anche, ma questo stupidissimo trading system ci fa entrare a serenamente, perché non devo starmi a studiare il grafico, il supporto, non il supporto, la resistenza, la divergenza, punto, è semplice. Va da sé che chiaramente anche qui chi lo ha inventato ha andato poi a mettere dei suoi parametri per lavorarlo una volta aperto. E ci dice lo stop 500 pip dal prezzo di entrata, dice lo stop va messo in pari quando c'è un guadagno di almeno 200 pip e quando c'è un guadagno di 400 pip, 50% di trailing stop per i vostri guadagni. E ci dice anche una dimensione di un microlotto, quindi 0,01 lotti per ogni 2000 dollari, scusate, di capitale che sia dei trading. Ora io, avendo inserito la media a 25 periodi, dico che si può provare a mettere lo stop non a 500 pip, ma sotto la media, cioè se io entro long qua, adesso qui non ho il segnale, facciamo finta che io ho il segnale qui dello stocastico, entro long qui sulla rottura e mi vado a mettere lo stop sotto la media. Oppure sotto la candela che ha rotto la media. Però il momento in cui entrare è non discrezionale. Il cable è il nomignolo che ha sterlina contro dollaro. Qui ho voluto mettere un grafico lineare per farlo vedere ancora più pulito. Io qui ho lo stocastico che dalla area di ipervenduto. Quindi il segnale deve essere
dopo che lo stocastico è stato in ipervenduto o in ipercomprato. Dall'area di ipervenduto parte, quindi taglia la linea rossa del livello del 50 che io ho inserito di mio. Il prezzo è sopra la media e io posso entrare al rialzo. Questo, linea rossa, è un falso segnale, ma è un falso segnale che cosa ci consente? Ci consente di entrare short qui a 1,5715 e ci fa uscire in loss a 1,5830, quindi parliamo di stop esigui. Qui su questo livello ho di nuovo la rottura del livello di 50, lo stocastico è stato in alto nell'iper comprato, quindi qui il segnale è valido, il prezzo ha appena tagliato la media 25, media mobile semplice, lo ribadisco, segnale short pulito. Dove mi porta questo short? Mi porta che io esco quando qui ho di nuovo l'incrocio. Dall'ipervenduto esce dalla zona di 20, quindi io esco qui. Quindi io sono entrato short in area 1,67 e esco qua, ossia qui, in area 1,52. Cioè, vi rendete conto che parliamo senza fare nulla, perché se noi abbiamo messo un microlotto, lo dobbiamo lasciare lavorare. Ci fa fare un signor profitto. Poi è chiaro che se io qui avvicino troppo lo stop potrei anche uscire prima, però è chiaro che poi quando vedi quello che fa il prezzo ti forzi e riesci a non strozzare troppo l'operazione. Questa è una linea bianca invece dove io ho messo il bianco per dire che si andrebbe praticamente in pareggio perché ho il segnale, il mio long è qua. E però poi mi taglia subito sotto qui la media e quindi esco più o meno allo stesso livello. È anche vero che quando lui mi taglia qui la media, eccoci qua, l'ho spostato per farlo vedere da qui, su questo livello io in teoria ho un segnale ribassista. Subito dopo, vedete, il prezzo arriva, lo voglio ingrandire. Subito dopo il prezzo arriva sopra e quindi mi butta fuori. Quindi qui io in pratica avrei un loss piccolissimo. Se volessi, e qui si tratta di essere leggermente discrezionali, considerare, visto che il prezzo ritaglia subito dopo e quindi rientrare short qui, andrei a fare comunque un buon profitto. Ma non lo diamo per buono. Questa verde l'avevo messa, ma mi rendo conto solamente adesso che è un trade da non considerare perché lo stocastico non era andato in iper comprato. Successivamente invece ho quest'altro segnale, sicuramente buono, che a oggi se noi l'avessimo visto e fatto sarebbe ancora in essere, perché io da qui ho il prezzo che qui mi rompe il livello di 50, ma il prezzo è sotto. E qui quando me lo rompe il prezzo è andato sopra, siamo proprio qui, quindi qui avrei potuto fare un'entrata che sarebbe sicuramente profittevole. Dollaro yen è una serie di segnali quasi tutti, anzi direi tutti in positivo. Stocastico in ipercomprato, quando qui taglia il prezzo è ancora sopra e quando qui lo testa e sta di nuovo tagliando il prezzo è sotto, long e short, scusate, qui stessa cosa. Stocastico in ipercomprato, qui taglia, il prezzo è sotto short e questi short che vi possono sembrare piccoli sono entrate a 80 e si esce qui quando il prezzo è arrivato a 77. Sono tre figure su 80, è un buon 3%. Qui io ho un segnale rialzista, il prezzo qui è in ipervenduto. Qui rompe il rialzo, il prezzo qui è appena sopra la media, segnale long, entrata a di nuovo 80, vedete sulla destra in bianco il prezzo 80, e mi fa uscire qui quando lo stocastico ritaglia al ribasso la linea dell'iper comprato e quindi mi fa uscire qui a questo livello
95, cioè da 80 a 95 parliamo di un 17% che viene fatto dal novembre fino a giugno. Tu dici, ok, posso tenere io aperto una posizione così tanto tempo? Sicuramente sì, perché su questa posizione io ho da dedicare una piccolissima size, ossia se io ho 10.000 euro sul conto e 7.000 ne utilizzo per fare il mio trading, vedo che ho comunque sempre una parte che è inutilizzata. Perché non sfruttare quella parte liquida del conto corrente per fare piccole operazioni e lasciarle lavorare nel tempo? Non è che ci pesa andare a letto la sera con una posizione aperta. Buonasera, il metodo è applicabile anche su time frame più veloci, magari con un diverso settaggio, mi chiede Diego. Sto provando a vederlo, Diego, perché preparando questo webinar avevo trovato questa strategia snapshot e la strategia già di suo non dava, come vedete, l'utilizzo, scusate, della media mobile, ossia se voi fate caso qui non parla di media mobile. Quindi ho visto che c'erano però, secondo me, troppi falsi segnali. Ho detto una media mobile va a filtrare. E quindi, come vedete, ci sono sicuramente molti falsi segnali in meno. Qui abbiamo un altro long che va bene a profitto. Dico va bene a profitto perché io entro qui a livello di 102 e qua quando mi ritaglia esco ed esco quindi a livello di 107 e parliamo anche qui di un 4% fatto da agosto a ottobre. Sia chiaro che il 4% in 2 mesi sono rendimenti straordinari, è bene che uno se ne renda conto. Questo ti dicevo, Diego, perché al momento non ho neanche provato, stavo provando a metterci il naso, ma fra il meeting a Milano e altre cose, non ho avuto il tempo. Sicuramente in proporzione, quindi in maniera frattale ci sarà anche sul daily la possibilità di trovare qualcosa del genere. Diciamo che lo prendiamo come compito per le prossime volte. E quindi farò magari eventualmente un video al di fuori messo poi sul mio blog per vedere se effettivamente, ma sicuramente ci sarà qualcosa del genere. È chiaro che più scendi di time frame e più rotture hai sulle medie e più incroci hai sullo stocastico e quindi alla lunga più possibilità avrai possibilità di avere falsi segnali. Il fatto del weekly, allora facciamo un esempio molto, molto semplice, proprio terra terra. Noi qui siamo nel 2010. Dal 2010 al 2018 avremmo avuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segnali. Ok? Tu dirai sono pochi. A parte che con questi rendimenti, pochi o non pochi, sono comunque in più rispetto a quello che noi facciamo sui time frame H4, H1 day. Sono comunque in più, quindi andiamo a ottimizzare. Però sono 7 segnali. Se noi consideriamo che abbiamo, e sto parlando solamente di Forex, sia chiaro, parlo di Forex perché così evitiamo i gap, ok? Perché essendo aperto H24 evitiamo i gap. Se noi consideriamo una media appunto di 7 segnali su una coppia e quindi 7 segnali all'incirca in 7 anni avremmo un segnale all'anno, ok? Se noi consideriamo che sono 47 gli incroci principali, vuol dire che noi avremmo, su una coppia abbiamo un segnale all'anno, avremmo quindi 47 segnali in un anno, il che vuol dire che noi avremmo 4 segnali al mese, per cui un segnale a settimana. Allora vuol dire che noi, al di là di tutto il lavoro che facciamo, avremmo comunque in un anno 50 trade in più da fare. E secondo me, semplicemente, sono convinto di questo, e lo dico anche a me stesso, perché spesso io non riesco a fare esattamente quello che mi propongo, come tutti. Ma se noi facessimo solamente un trading di media posizione, solo con grafici weekly, sono convinto che avremo un profitto maggiore.
Solo che a noi chiaramente piace cercare di massimizzare il nostro lavoro e quindi cerchiamo anche altro. Ma una persona che fa trading e dice ok, io faccio 50 operazioni all'anno, se noi ci pensiamo a mente fresca, senza farci condizionare da tutto il lavoro che facciamo quotidianamente e facciamo 50 operazioni all'anno, non sono poche. Soprattutto non ci fa fatica. Perché io mi rendo conto che ci piace fare trading e quindi è impossibile, non riusciamo a vedere solamente il venerdì sera in mezz'ora tutti i grafici, perché voglio dire, peraltro trovare qui le entrate ti occupa 10 secondi a grafico, perché apri il grafico, vedi dove è lo stocastico, che dici qui ok, no, qui non c'è, basta, fine, no, non c'è da impazzirsi. Ma avere 50 operazioni in più da fare, facendole tutte a favore di trend, perché questo è un metodo che ti obbliga ad andare a favore di trend, perché tu entri qui quando lo stocastico sul settimanale è sceso molto. E quindi questo breve tratto qui, che va da questo tratto a quest'altro, se lo metti sul time frame daily, sicuramente ti rendi conto che il trend è cambiato perché sarà una parte, una porzione di grafico molto più lunga. Vediamo brevemente USD CAD, scusate, ecco, prima passo al weekly. Qui abbiamo lo stocastico in iper comprato, qui abbiamo la rottura, candelona rossa che taglia la media mobile a 25. Questo livello di prezzo, questa porzione di grafico, eccoci qui, giugno 2017, se noi la riportiamo sul daily, eccoci qua, vedete 19 giugno 2017, cosa avremo? Avremo semplicemente una conferma perché abbiamo avuto questa parte di discesa, e qui l'analisi tecnica, se proprio vogliamo impassirci a studiare i grafici, l'analisi tecnica ci dice che questa nient'altro è che una flag ribassista, una flag perché flag vuol dire bandiera, chiaramente per quei pochi che non lo sapessero, questa è l'asta della flag e questo è il drappo, la rottura ci dà lo short. Quindi sul daily noi abbiamo semplicemente la conferma di quello che abbiamo sul weekly, e quindi la mia entrata, e io sono dentro qui a 1,31 ed esco su questo rincrocio rialzista solamente qui a 1,24. Andiamo infine su USDCHF, dollaro contro franco svizzero, stocastico in ipervenduto, quando qui taglia il prezzo è ancora sotto, quando qui taglia il prezzo è andato sopra e ho tutta questa parte di profitto. Idem, stocastico in ipercomprato al taglio, entrata short, stocastico in ipervenduto al taglio rialzista, la candela è appena andata sopra alla media 25 e qui, ok, l'andiamo proprio a eccola qui, entrata long. Questo è uno stop, gli stop ci sono, ma lavorando a favore di trend, vedete come le linee verdi che sintetizzano i trade con uscita positiva. Buona serata, Giovanni, a presto. Con riuscita positiva sono maggiori. Qui abbiamo il taglio rialzista appena sopra la media 25, taglio rialzista appena sopra la media 25, taglio rialzista appena sopra la media 25. Vedo una domanda che devo essermi perso. Mi dice Riccardo, non è in ipervenduto quello in agosto? Riccardo, a quale ti riferivi? Scusa, la leggo solo adesso. Vorrei USD yen, quello di agosto, quindi questo. Sì, hai ragione, questo qui non è un trade perché qui lo stocastico non era andato sotto. Hai perfettamente ragione, ti ringrazio. Purtroppo, ecco, l'ho trovato alcuni giorni fa e io sono andato a cercare i grafici per potervelo mostrare. Però ecco, tenete conto che se voi trovate su 47 coppie un grafico a settimana, un trade a settimana e lo lasciate là, questo, tra virgolette, cammina da solo. Cioè, voi sapete che andate a fare operazioni su Forex, quindi su sottostanti liquidi. Questo
Con un microlotto o due microlotti, in base a quello che chiaramente è la vostra disponibilità di trading, lo fate a favore di trend. E qui si va proprio a vedere quella situazione nella quale tutti cadiamo di fare trading daily o addirittura intraday, chiudere per terrore, tra virgolette, la posizione perché si sta guadagnando. Poi dopo cosa succede? Qui sono sicuro che succede a tutti e che succede tuttora anche a me. Si va a vedere dopo 4 settimane e dici: caspita, guarda, se l'avessi tenuta aperta, quanto avrei fatto? Uno non lo fa perché vuole guadagnare tanto e quindi va a stare lì davanti al grafico in fibrillazione e quando guadagna un pochino chiude troppo presto. Con size più piccole, secondo me, è proprio opportuno veramente guardarlo una volta a settimana quello che sta facendo. Quando si vede che c'è il taglio in uscita dall'ipercomprato o dall'ipervenduto, si chiude la posizione, ma proprio con la massima tranquillità. Mi dice basta che la candela segnale taglia la media oppure si aspetta che chiude. Si aspetta che chiude. Si aspetta che chiude Giovanni. Perché? Perché io voglio che questo metodo ci consenta di guardare il grafico il fine settimana. Il fine settimana dice ok, devo guardarmi 47 grafici perché sono 47 le coppie. Perfetto. Apro un grafico, apro questo USD CAD, ecco qua, USD CAD, dove sto qui adesso? Sto qui, ok, sta andando verso il livello di 50, però non ha ancora tagliato, perfetto, venerdì prossimo, quando lo apro, se ha tagliato e il prezzo è sotto la media 25, io semplicemente la domenica sera alle 11 o il lunedì mattina alle 9 apro lo short. Il mio stop lo vado a mettere sopra. Alla media 25, fine. E li dovete lasciare camminare da soli, perché il trend si chiama così, perché tende a persistere. Questa strategia si può usare anche sui titoli azionari? Sì. Qual è il discorso? Che il titolo azionario può avere sicuramente ha dei gap. E quindi il gap può portarti a chiudere subito. Il trade, mentre il Forex in H24 è sicuramente più fluido, non c'è niente da fare. Quindi personalmente io l'ho testato chiaramente in demo come ho fatto qui con il Forex anche sui titoli azionari. Diciamo che si può utilizzare anche sui titoli azionari, ma sicuramente su quelli più liquidi, ossia lo posso utilizzare su Enel, ma non su un Pininfarina, lo posso utilizzare su Apple, ma non su una penny stock americana. Però vi invito, perché è molto semplice, prendete 10 titoli importanti, quindi liquidi, Enel, Apple, General Motors, UniCredit, mettete lo stocastico a 14, 3, 3, media mobile a 25 sul settimanale. Lo vedrete da soli, come l'ho visto io, quanto è proprio semplice. Quindi il trade si fa il lunedì successivo. Il trade si fa, prego Giovanni. Il trade si fa lunedì successivo, mi chiede sempre Giovanni, diciamo che il Forex la domenica sera riapre alle 23. È chiaro che magari uno la domenica sera alle 23 può averci da fare, o va a dormire, ognuno ha i propri orari e le proprie. È chiarissimo che se io entro short qui, quindi entro l'11 di giugno ed esco qui, quindi il 24 di settembre, è indifferente che io entri l'11 giugno sera o il 12 giugno mattina, non cambia nulla perché parliamo di candele settimanali. Per cui, se io sono al PC e qui ho il segnale alle 23, questa è la candela che mi chiude il venerdì, io il 23 alle ore 23 della domenica sul segnale e sono al PC, apro lo short. Se io sto vedendo la partita o sto a mangiare la pizza fuori perché è domenica sera. So che comunque avevo il segnale perché l'ho visto il sabato, dico stasera sto fuori a mangiare la pizza, non mi va di impazzire col telefonino, il lunedì mattina alle 8, alle 9, alle 10, ma anche alle 2, perché ripeto, tutta questa candela qua, questa piccola spike, è una candela questa che rappresenta una settimana. Quindi se io apro il trade qui la domenica sera o lo apro qui il lunedì mattina a mezzogiorno, non cambia nulla. Per cui questo è il bello di questo metodo, di dire ok, questa è una candela che sta sotto, qui ho appena tagliato, io devo andare short, che ci vado qui, o che ci vado qui, o che ci vado per assurdo anche il lunedì sera, perché
Ok? Non ci cambia nulla. Questo ci permette di fare 50 trade in più all'anno e a favore di trend, perché il viziaccio che abbiamo tutti è di tradare contro trend. Hai potuto vedere se per caso in via dei giovani c'è la possibilità di ingresso al retest della media in modo da prendere il trade al meglio? Lo volevo vedere, però sono partito da un presupposto, che questo signore che ha inventato questo semplicissimo, io ho aggiunto la media a 25 per filtrare i segnali, ma questo semplicissimo trading system ci scrive qui immediatamente e immediatamente. Il fatto di entrare al retest, nessuno ce lo vieta di provarlo. Però ecco, in tutti e due i casi, entro immediatamente o entro al retest, quindi metto un ordine pendente, ci permette con l'apertura del trade di lavorare fuori di trend. Quindi io personalmente, nei miei trade che faccio in reale, penso che inizierò a fare anche questa tipologia di trading system con una size minima in ogni caso, 001, e andando poi a scrivere che il target non è previsto, ma varierà in base a quando lo stocastico uscirà dalla sua area, tagliando al rialzo i 20 o al ribasso gli 80. Specificherò che si tratta di un trading system, non sarà una cosa segreta perché ve ne sto parlando. Quindi vi invito a considerare l'ipotesi e quindi a testarla, magari anche in demo, ma questo è un test che si può fare in backtest senza avere il dubbio di dire sto barando, perché l'entrata è oggettiva. Dove uno può barare è in base al trailing stop, cioè al tarare stop in profit man mano che il prezzo scende. Però se uno dice ok, no, io entro qua e finché questo non mi ritaglia io non esco e lo stop lo tengo veramente largo, probabilmente si hanno buoni. Non bisogna subire forti drawdown. No, no, non bisogna subire forti drawdown, perché se fai caso, Fabio, ogni volta che noi abbiamo il segnale il prezzo non è mai lontano dalla media. Quindi se io vado a mettere uno stop poco sopra la media, il drawdown è per forza contenuto. Se noi andiamo a vedere, vedi, le entrate, eccole qua, sono comunque tutte vicino alla media 25. Cioè io avrei potuto mettere una media a 50, ok? In quel caso avrei avuto una media più lenta, una media più lenta. E più lenta cosa vuol dire? Che anziché stare molto vicino al prezzo sarebbe stata un po' più lontano. E quindi mettere lo stop poi al di là della media voleva dire metterlo largo. Una media a 25, ripeto, voi vedete i segnali, sono tutti vicinissimi alla media. Quindi lo stop al di là della media è comunque uno stop stretto. Quindi per cui non ci sono forti drawdown. Io non vi ho messo tutte le coppie per non farla lunga, ho provato a testarlo su praticamente tutte le coppie. Non ci sono mai drawdown forti perché i segnali di entrata sono sempre vicinissimi alla media mobile a 25. Quindi stocastico 14, 3 e 3. Tracciate la linea al 50. Grafico weekly, media mobile a 25. Tutto qua. È sicuramente un qualcosa semplice. Questo è il trading di posizione. Questo ci permette una cosa importantissima. Non siamo noi a lavorare per la borsa, ma è la borsa a lavorare per noi. L'ultima cosa, Giovanni, cercherò di provare con calma perché purtroppo, per fortuna, le cose da fare sono tante. Cercherò di provare a fare qualcosa per vedere anche se sul daily si può cercare un qualcosa del genere come trading system. Io per ora vi ringrazio tantissimo. Vi ringrazio anche di aver aderito, pur se giovedì e non lunedì. Grazie Giovanni, grazie ancora a tutti e ci vediamo per chi vorrà lunedì prossimo alle 19. Metterò il link per l'iscrizione praticamente ovunque. Per cui ancora buona serata a tutti, buona cena e buon proseguimento. E grazie ancora, sono le 8, chiudiamo puntuali. Un salutone.